Benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi. Subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. Noi non siamo nessuno. La nostra missione è controllare l'attività aliena sul pianeta Terra. Flaco! Lo sai che non devi bazzicare a nord di Canal Street? Chi è Flaco? Tranquillo, scemo! E stanno buscando me, non te! Allucinante, vero? Due uomini adulti che parlano al muro e il muro gli risponde. Bel casino. Ma ehi, non ti preoccupare. Verbale incidente. Accesso negato. Ci sono cose che non ti serve sapere. Questa balla non me l'hai detta quando mi hai reclutato. Ti ho promesso solo i segreti dell'universo. Beh, quali altri segreti ci sono? Kappa! Sto cercando Kappa, l'hai visto? Un signore anziano, un tipo intrattabile. Sorride così. Kappa è morto da più di 40 anni. Vieni, prendi questo! Ora devi solo saltare! Vuoi che faccia un salto? Un salto nel tempo! Come sai il mio nome? Marion Cotillard è diventata un'attrice molto apprezzata negli studios della Warner Bros. Dalle sue recenti partecipazioni in film come Inception o Contagion, che hanno avuto un enorme successo, alla piccola parte in The Dark Knight Rises, che vedremo a luglio di quest'anno. Alla Cotillard è stato offerto anche il ruolo dell'antagonista Morgana in Arthur and Lancelot, dal regista David Dobkin. Verrà affiancata, anche se il resto del cast non è ancora del tutto confermato, da Kit Harington nei panni di Re Artù e Joel Kinnaman nel ruolo di Lancillotto. Vedremo come se la caverà la Cotillard nella parte della cattiva. Indiscrezioni dalla produzione di Ender's Game, film tratto dall'omonimo romanzo fantascientifico, che vedrà Asa Butterfield, la giovane star che ha impressionato il pubblico in Hugo, nel ruolo di protagonista insieme a Harrison Ford, che dovrebbe interpretare la parte del colonnello Hiram Gruff. Per il ruolo da protagonista femminile è stata scelta l'attrice statunitense Hailee Steinfeld, che lo scorso anno ha esordito in True Grit dei fratelli Coen. Ender's Game è ambientato in un lontanissimo futuro, in cui gli alieni hanno attaccato la Terra e dove i bambini con maggior talento vengono reclutati per vedere chi è in grado di apprendere l'arte delle armi. Il film è diretto da Gavin Hood, che ha già diretto X-Men Origins Wolverine. E per oggi è tutto. A prestissimo da Anteprima Cinema.